Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Due settimane fa lavoravo qua. Praticamente delle ragazzine si erano fermate da noi, avevano bevuto qualcosa, stavano tornando a casa. Si erano messe dall'altro lato. Ho iniziato a fare fischi, versi, a inseguirle. Sentivo che dicevano no, basta, lasciateci. A quel punto sono dovuto intervenire con un collega. Purtroppo se ne sentono, purtroppo. Due giorni fa mi scrive una mia amica e mi dice che nel tornare a casa in metro è stata palpata e non ha avuto il coraggio di reagire. Quindi onestamente io giro con il pepper spray perché la situazione è scomoda. Mi hanno seguita con la macchina, mi hanno cercato di prendere e mettermi in macchina ed ero vestita in maniera totalmente consona e non è cambiato niente, quindi a questo punto dico faccio quello che mi pare, mi vesto come voglio. Secondo me non è sempre la colpa di un uomo, anche la ragazza potrebbe provocare il ragazzo con il suo comportamento e l'uomo reagisce. In qualsiasi situazione una donna in questo momento è a rischio. Non esagerare nel mondo in cui siamo. Potrebbe servire da deterrente in un certo senso, ma non è normale che sia così. La Premier Meloni ha detto che le donne dovrebbero avere la testa sulle spalle e cercare di non cacciarsi in situazioni pericolose. È questa la soluzione? No, secondo me no. Dovrebbe essere lo Stato a proteggerci, non noi a stare più attente. Io penso che la Meloni abbia sbagliato a rivolgersi alle donne, avrebbe dovuto rivolgersi agli uomini. All'inizio ho sempre pensato tipo è colpa mia, forse ho sbagliato tutto, poi ho capito da sola che non è così, non è assolutamente mai così. Che cosa servirebbe? Educare soprattutto fin da quando si è piccoli al rispetto, come si ha rispetto per la propria mamma. Un programma anche di sensibilizzazione nelle scuole, cioè potrebbe essere la chiave, comunque un punto di partenza.